Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni, siamo giunti alla fine dell'anno e Anna mi ha chiesto se avevo voglia di registrare un nuovo video per illustrare i progressi conseguiti finora. Ho quindi deciso di fare delle slide per rendere più chiaro quello che ho fatto e gli obiettivi conseguiti. Io ero partito a fine aprile con tre grossi obiettivi: conversare, leggere e magari trovare il modo per capitalizzare lo sforzo che mi accingevo a fare anche in ambito professionale. Ho lavorato principalmente su sei ambiti: grammatica, vocaboli, scrittura, lettura, conversazione e ascolto. Per ognuno di questi ho fatto delle attività e conseguito dei risultati. La grammatica l'abbiamo vista principalmente durante le lezioni e ultimamente ho avuto modo di visionare il videocorso di grammatica di Anna che sto utilizzando per ripasso o per vedere gli argomenti che ancora mancano. Per la memorizzazione dei vocaboli ho utilizzato principalmente l'app Memrise nei momenti quando avevo 5 minuti nel corso della giornata e con questo ho potuto vedere ripetutamente più di 5.000 fra frasi e vocaboli. Ho cercato di portare avanti quotidianamente un'attività di scrittura e lettura. Lettura facendo una cosa che ho sempre fatto: il mattino ho sempre letto le notizie su internet, ora lo sto facendo in doppia lingua ed è anche interessante vedere come alcune notizie vengono divulgate in maniera diversa in Italia e in Russia. Per quello che riguarda la scrittura, cerco di scrivere su dei gruppi di WhatsApp a cui mi sono iscritto, trovati su internet, o sul gruppo di WhatsApp di Anna, dove c'è il grosso vantaggio che lei corregge le frasi quando si sono scritte in maniera non corretta, risponde a domande o dubbi e quindi dà un ulteriore supporto nell'acquisizione della lingua russa. Ho portato avanti attività di ascolto e di conversazione, ascolto dedicando il tempo libero principalmente in macchina nell'ascoltare radio o canzoni, conversazione dialogando con persone russe incontrate su internet che hanno l'interesse a imparare l'italiano. A queste attività che ho portato avanti in modo autonomo e dopo averle condivise con Anna, si sono affiancate delle attività fatte durante le lezioni che sono principalmente legate a come si devono essere costruite le frasi, alla comprensione della lingua parlata e a come si bisogna pronunciare i suoni russi. Quindi Anna mi spiega, attraverso la visione di video o l'ascolto di filmati, come mai vengono pronunciati in alcuni modi determinate parole e mi spiega come cercare di riprodurre quei suoni stessi. Quindi, tornando ai miei obiettivi, dell'anno del 2016, posso dire che per quello che riguarda la conversazione riesco a conversare a condizione che l'interlocutore non entri in discorsi molto complessi e sia disponibile a parlare in maniera molto lenta, perché il mio tempo di associazione del significato italiano alla parola russa è ancora abbastanza lungo rispetto ai tempi che bisognerebbe avere durante una conversazione. Per la lettura invece riesco a leggere le notizie principali, capendone il senso, senza bisogno di dover tradurre tutte le parole, ma andando poi solo a tradurre le parole che mi mancano o che non ho ancora visto. Per quello che riguarda l'ambito professionale, invece, ho iniziato una collaborazione con un ingegnere del Kazakistan e sto partendo con una nuova collaborazione con un informatico dell'Azerbaigian. A questo punto non mi resta che prefissarmi degli obiettivi per il prossimo anno e approfitto di questo video per comunicarli anche ad Anna, sperando che sia interessata a seguirmi anche in questi nuovi obiettivi. I nuovi obiettivi saranno tutti legati all'ambito professionale, quindi si parte con una volontà di partecipare come visitatore all'Expo di Astana e soprattutto con l'utilizzo del 2017 per preparare la mia azienda ad avere tutti i documenti in doppia lingua, quindi anche in lingua russa, con la speranza di riuscire ad arrivare a dicembre del prossimo anno con una conoscenza sia della lingua sia del mercato russo che mi permetta di poter pensare di partecipare come espositore all'evento fieristico Batimar Russia 2018 in programma a Mosca nel periodo tra fine marzo e inizio aprile e quindi cercare di internazionalizzare un po' la mia società. Se tutto andrà come previsto o come auspicato da me, ci potremo rivedere con un nuovo video a dicembre del prossimo anno. Buon anno a tutti e pacà!